Ma guardi, io sto totalmente dalla parte dei cittadini. La cosa che trovo veramente incredibile è che sono opere nate 30 anni fa, bloccate, riviste, non mandate avanti, con costi che sono lievitati del triplo. Io porto un dato, un chilometro di treno ad alta velocità, quindi il TAV in Italia, costa il triplo che in Francia. Siamo arrivati noi, dopo 60 giorni, stanno chiedendo a questo governo del cambiamento di trovare le soluzioni ai disastri fatti da altri. Io dico, noi non vogliamo bloccare alcunché, ma vogliamo fare le opere giuste. Noi non siamo contro le grandi opere, siamo contro le grandi opere inutili che danno vantaggi a chi le fa. Ciò non significa che siamo contro alcunché, ma non vogliamo più mettere le mani nelle tasche degli italiani per opere fatte, per spendere soldi pubblici e non soldi pubblici spesi per fare grandi opere inutili. Questo penso che sia sconcertante. Prima grandi opere cadevano dall'alto, dalla politica, perché portavano vantaggi alla vecchia politica. Ora si ribalta, lì c'era il disinteresse dei cittadini, qua prima si ascoltano i cittadini. D'ora in poi tutte le grandi opere, prima di essere ipotizzate, neanche scritte o approvate, dovranno interessare la gente, e se la gente con consultazioni popolari dirà che non sono necessarie perché ci sono alternative o sono costose, perché le analisi costi-benefici le faremo prima di fare grandi opere. Qua hanno fatto le grandi opere, poi Dio, si sono accorti che le analisi costi-benefici erano negative. Ritiene che ci siano delle ingerenze da parte degli altri ministri che non aiutano, diciamo, l'approccio che lei sta portando avanti nel suo ministero, di questo ragionamento sulle grandi opere? Io le dico semplicemente, l'unica grande opera che è inserita nel contratto di governo è il treno ad alta velocità Torino-Lione, e chi dice che è un'opera buona o chi dice che è un'opera cattiva, io non ho detto né uno né l'altro, semplicemente non sta rispettando il contratto di governo. C'è scritto nel contratto di governo che va ridiscusso integralmente sulla base degli accordi Italia-Francia, e il sottoscritto sta facendo quello. Appena sono arrivato al Ministero e ho chiesto, ma questo studio analisi costi-benefici scientifica, tecnico-giuridica, finanziaria, dov'è? Me la fate leggere? Sai cosa mi ha risposto? Non è mai stata fatta, e noi la dobbiamo fare perché i cittadini italiani si meritano questo ed altro.